A Pio XII, che fu anche il papa degli sportivi, gli atleti del più diseredato degli sport, la marcia, recano un devoto omaggio filiale, in semplicità di cuore e di rito. Partono da San Pietro per i 30 km della Roma Castel Gandolfo. È un assolo del vecchio Dordoni. Il suo eterno rivale Pamice lo insegue invano sin dai primi chilometri. Insegue un'ombra perché Dordoni marcia sicuro e spedito. È commovente questo atleta non più giovane che si batte con la gagliardia di un ventenne. Abdon Pamic è ormai da anni il suo secondo e rare volte ha potuto superarlo. Dordoni ha un forte vantaggio e la meta è vicina. Ecco fra una turba di ragazzi arrivare alla vittoria questo eroe dello sport più povero. Avrà un premio del valore di 20.000 lire. Soldati, marinai e aviatori di 14 nazioni si contendono in Inghilterra il titolo mondiale di pentathlon. È una gara riservata ai militari e fu ideata da Napoleone per i suoi ufficiali. Non tanto per una pratica sportiva quanto per una preparazione alla guerra. Egli sosteneva infatti che un buon uomo d'armi doveva saper cavalcare su qualunque terreno, tirar di spada come un moschettiere, correre e nuotare il più veloce possibile, sparar di pistola con occhio infallibile. Chi non si impegnava a fondo nell'impresa finiva segregato in fortezza. Oggi i militari continuano in senso moderno la tradizione napoleonica. La vittoria quest'anno è stata dei russi, che temessero la fortezza?